Sognare si può buongiorno, e dopo un inizio così soft, meraviglioso, perché la canzone che è la musica che devo dire, una delle musiche che io preferisco, che è 2 luglio, del nostro maestro Giorgio Bolognese, dedicato comunque alle donne, contro la violenza sulle donne. E siamo partiti con una musichina un po' più vivace, perché noi comunque adesso, al di là di tutto, facciamo una chiacchierata frizzante con Giorgio, sempre vienimi un pochino più vicino, più avanti, che sennò sempre frizzante, sempre frizzante. Odio i pippoloni, eccolo, sì lo sappiamo, e fai anche sempre delle cose interessanti e frizzanti, vabbè, che tu, si sa, chi ti conosce lo sa, sei sempre comunque legato a degli spettacoli vari, sempre variegati, sempre un po'. L'ultimo c'eri anche tu, quindi. Sì, e non solo l'ultimo, devo dire, ogni tanto ho l'onore e il piacere di esserci, e devo dire che è sempre una grandissima emozione. Poi mi diverto. Grazie. Che te devo dire, mi diverto, che scusate, è l'obiettivo del mio, scusate se poco, e tutte le persone che sono con me sempre sono felici, entusiaste e grate di esserci. Dice, ma bello che mi hai portato qua. Non ultima, ne parlavamo prima, e la saluto, mia nipote, che allo spettacolo che avevi fatto al Parco Dora, quando è finito mi ha detto, ma come, è già finito? Cioè, come vale a dire a loro? È un bellissimo, è un bel complimento che si possa avere quando fai uno spettacolo. Uno dice, ma è già finito? Sì, no, lei è entusiasta. Non guardano l'orologio. No, infatti, è volata via sta serata meravigliosamente, così come, ciao Gabriella, lo stesso entusiasmo ha trovato, io ti riporto, insomma, la mia amica, e tra l'altro approfitto per salutare anche tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto, perché lei amministra il gruppo e sono tutti artisti variegati, e quindi insomma, come il dolce nel variegato, assolutamente sì, nel senso che fanno qualsiasi cosa, dal cantante allo scrittore, al pittore, allo scultore, a chi balla, piuttosto che, no? Ci sono veramente tante, multidisciplinari, assolutamente sì. E quindi anche lei è entusiasta come pochi. Grazie, dell'ultimo ciao dell'ultimo spettacolo, quindi non ti smentisci mai. Ma siccome ho chiacchierato sempre io, chiacchiera un po' tu, ma infatti faccio l'intervista, parli solo tu. Esatto, hai ragione, mi stai, ragione. Incensando, mi stai, no, scherzo. No, in realtà è tutto vero. Grazie. Se no, è stato un bello spettacolo, ci siamo divertiti. Sì. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, che ne parlavamo prima, ma l'abbiamo superato con qualche battuta. Sì, e no. Poi, d'altronde, sembrava quasi l'aveste fatto apposta. Infatti. In realtà. Ma deve essere così per il pubblico, no? Perché il pubblico non conosce il format, non è uno spettacolo che ha già visto, e quindi l'imprevisto tu lo devi in ogni caso evidenziare, non devi mai nasconderlo, perché se lo nascondi e metti tutto in imbarazzo, no? Infatti, se invece evidenzi l'errore o quello che è successo, la gente a volte crede che sia vero, e in realtà c'era saltato il canale, il più importante, cioè quello mio, il tuo, e io stavo 90 minuti in scena, esatto, no? La legge di Murphy, no? Se qualcosa deve andare male, sicuramente andrà male. Sì, ma poi alla grande, cioè nel senso, il protagonista, io che parlavo con tutti, facevo da spalla, parlavo, esatto. Pam, parte il mio canale, non abbiamo cambiato, abbiamo modificato, non c'è stato verso, e vabbè, ho utilizzato poi il microfono, un po' il microfono gelato, un po' il microfono con l'asta, a filo, quindi vabbè, l'abbiamo sfrangata e siamo arrivati alla fine. Ci sono stati altri imprevisti che però voi non avete visto, io li ho visti. Però si superano, ecco. Cioè, no, è andata alla grande. Perdo un attimino la calma quando esco dal palco e vado nelle quinte, poi mi calmano e riparto tutto. Poi mi calmano. Sì, mi calmano. Sì, io sono. Allora, c'è un fumino. Io lo dico sempre. Come ti posso aiutare? È partito Siri qua dal telefono da solo. Scusa. Buongiorno, come ti posso aiutare? Io non l'ho toccato. Vabbè. Dice, no, non mi puoi aiutare. Non mi stai, puoi zitta. Aiutare in questo momento. Hai capito che ero in difficoltà. No. Io, come dico sempre, a me piace scherzare, ridere. Ho la laurea honoris causa in cazzeggiamento, come dico io. Posso fare anche la lezione magistrale, se addirittura, vuoi. No, sì, ma comunque sì, è vero. Sono bravissimo, mi piace cazzeggiare. No, via di te.
Però poi quando si va in scena, quando c'è il lavoro, c'è lo spettacolo, lì veramente l'attenzione parte ed è un'attenzione molto, molto alta, e non ammetto sbagli, non ammetto errori. Cioè, poi l'imprevisto ci può stare, ma l'imprevisto non è l'errore. È diverso, certo, è diverso. Certo. Ecco, l'imprevisto ci può stare, lo gestisci, ti arrabbi perché comunque anche lì dovresti avere piano B, dovresti essere sempre pronto, no? Nel caso non dovesse andare bene qualcosa, ad aggiustarla. In realtà non è sempre così, però un imprevisto ci sta, ma se invece c'è una disattenzione, c'è un artista o qualcuno che non fa quello che avevamo pianificato, e lì mi arrabbio molto. Poi dopo comunque non si vede, noi non ci siamo accorti. Voi di non quanto... siete accorti, io sì. No, no, infatti, e come ti dicevo, in realtà... eravamo poi in tutto tra artisti e maestranze 15 persone da gestire quella sera, non è poco. No, no, infatti... Non sarà come Carignano, perché io il 23 maggio sono al Teatro Carignano. E voilà, eccolo. E lì saremo più di 70, perché c'è già solo l'orchestra sinfonica, che sono 50 elementi. Poi ci sarà un corpo di ballo, a proposito che l'altra volta l'abbiamo citato, con i costumi di Lucia Simonis. E infatti è in linea, volevo in salutarla. Linea. E la tutta. Ciao Lucia. Ciao, eccolo qua. Pensavo di fare una modifica alla performance, strappando i vestiti a tutte le, visto che sono di carta, a tutte le ballerine. Cosa ne pensi? Ma mi sa che non sarò proprio contentissima, vero? Ma insomma. Sì, sì. Sto facendo delle audizioni per scegliere ancora gli ultimi inserimenti dello spettacolo, però tendenzialmente lo spettacolo è fatto. Il cast importante, abbiamo Marco Berri, avremo Marco, il nostro caro Marco Berri, avremo Andrea Fratellini con Zio Torre, il pupazzo, il ventriloquo che ha vinto Italia's Got Talent. Abbiamo Nicola Virdis, che è diventato famoso col suo turnaround durante la pandemia, anche sì, è sì. diventato famoso di turnaround con Andrea Fratellini. E c'è un'orchestra sinfonica, ci sono dei musicisti, c'è un corpo di ballo, ci sono delle ballerine, ci sarà una new entry nel mio spettacolo, nel mio numero di 2 luglio, dove porterò in scena anche Tita Giunta, che c'era fantastica al Teatro Astra, sì. E quindi farà di nuovo il suo monologo, però ci sarà un'altra performance sempre su 2 luglio, e poi farò un brano che è Joy to Play, quello che ho suonato anche lì all'Astra, però con il contrabbassista e con l'orchestra, perché finisce con quello, un brano anche con l'orchestra, quindi c'è un bel popò, e sarà in 2 tempi, uno spettacolo in 2 tempi. E quindi a prova di prostata, come dico io, si può andare in bagno. Grandioso. 2 tempi, e serata rotariana di stretto, e probabilmente metteremo in vendita i biglietti tramite, diciamolo, una piattaforma tipo Piemonte Ticket. Sto verificando questa cosa in questi giorni. A 20 euro, quindi una cifra più che abbordabile, per andare, sì, a vedere uno spettacolo del genere al Teatro Carignano a Torino con questi artisti. E scusate, ti mangi se solo la pizza con quei 20 euro. No, infatti, tra l'altro tu sei abituato comunque, senza nulla togliere a questi bellissimi nomi che hai detto, a circondarti di artisti di grandissimo livello. Sì, 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 sì. Quindi per te, tra virgolette, quasi è la, sì, norma, è normale, no? Cioè, nel, sì, senso, non è che con questa fortuna di avere un sacco di amici che sono famosi, con cui posso fare degli spettacoli. E la cosa che mi piace di più in assoluto, che è l'obiettivo della mia onlus, la Charity for All, e in quel contesto ci saranno dei giovani artisti che avranno la possibilità di esibirsi, intanto con degli artisti professionisti, che non è una e cosa per tutti, scusate se poco, perché infatti è più sul palcoscenico del Teatro Carignano di Torino, che insomma è la bomboniera, cioè un teatro storico. Esatto, mi vengono i brividi, perché comunque Carignano, anche immagino questi ragazzi, no? Cioè, sono, è una bella emozione. Sono già emozionati adesso, esatto, non sono ancora sul palcoscenico, esatto, quindi cioè, salire sul palcoscenico del Carignano è sempre un grande effetto, ti fa effetto quando sei, assolutamente, poi quando sei in scena, almeno io parlo per me, io non vedo il teatro, vedo il pubblico, quindi per me è un'altra cosa.
io non ho l'ansia da teatro. Diciamo anzi. Che hai anche un'esperienza importante alle spalle. Ma non è solo l'esperienza. L'esperienza ti aiuta a evitare magari gli errori oppure a riuscire a fare delle cose che gli altri, tipo come ti ho detto prima, no? Ci sono stati degli errori, li abbiamo messi a posto, no? Quella è l'esperienza. Lo stare in scena è una cosa che hai dentro, c'è niente sì, da fare. Sì, questo sicuramente. Io con la mia Onlus do delle borse di studio dei giovani artisti, borse di studio ad personam per la creazione e la crescita di una performance da palcoscenico, no? Perché di gente che canta, balla, suona, ma è pieno, certo, bravi, tante, tutti bravi. Ovvio. Poi quando salgono sul palcoscenico ti trovi un tronco di legno con due gambe e due braccia e non capisci perché non riesci ad andare avanti, cioè bucare, andare in empatia col pubblico, fare delle performance che hanno effetto non è una cosa semplice. Lì ci va l'esperienza, lo studio. Certo. Io l'ho vissuto sulla mia pelle. Una volta l'esperienza era prenderti delle legnate dai guru dello spettacolo, era quella l'esperienza, non è che ti insegnavano, no? Ti dicevano solo cacchio fai, no? Dai, che cavoli, cioè non puoi fare questo, non è che ti diceva guarda si fa così, ecco. E l'esperienza me la sono fatta così, quindi questa mia esperienza cerco di trasmetterla ai giovani, e lì è importante perché ci sono dei giovani che hanno una performance di 4 minuti e in quei 4 minuti, 5 minuti devono emozionare il pubblico. Te la giochi proprio con un tempo limitato. Ci sarà gente che se la gioca in 4, ce la gioca in 2, se la giocano in 10 minuti, però se la giocano in pochi minuti, tutti. Certo. Nessuno escluso. E quindi è fondamentale riuscire ad aiutare questi ragazzi a crescere, a stare sul palco. E sono molto emozionati. Io sono più emozionato di loro per loro, non per me. Certo, perché poi, certo. E poi io quando si apre il sipario è come se fossi qua con te, con gli amici, a chiacchierare, a suonare, a fare, non cambia, ecco. E certo, sì, anche no. Perché tu si vede che sul palco proprio ti diverti, sei io a diverto, tuo agio, sì, chiacchiero, proprio, sì. Devo dire una cosa, mi ha un po' bloccato il Teatro Astra, perché non ha il palco, sei a terra, è vero, è vero. Lì ho avuto un attimino di difficoltà all'inizio, devo dire la verità. Veramente? Sì, un divido di difficoltà perché sono abituato a... Allora, una cosa che insegno molto ai ragazzi, ai giovani, è quella di guardare il pubblico. Cioè, tu quando sei sul palcoscenico devi sorridere se devi sorridere o essere triste se devi essere triste, ma devi guardare il pubblico perché il pubblico si immedesima in questa cosa. Cioè, se io guardo in quella direzione, poi non vedo una cippa perché ho le luci contro. Certo, no? Certo. Ma se io guardo in quella direzione ci sei tu, tu in quel momento vieni attratta da me e sembra quasi che ci stiamo parlando no? E cioè, mi sta guardando, no? Sta parlando con me, sì. Io in realtà sto parlando anche con te, ma sto parlando con tutti. Però guardare il pubblico è fondamentale, perché è quello che ti fa poi entrare in empatia con loro. Sì. E avendo il palcoscenico a terra e poi la platea che sale così, avevo difficoltà io, perché non mi veniva di alzare e guardare quelli che erano sopra. Certo. Guardavo sempre solo quelli che erano davanti. Ed è stato devastante. È stato più difficile, sì, no? Diciamo. Che difficile, non mi è piaciuto. Beh sì, perché è diverso rispetto a va bene una per una pièce teatrale. Allora, certo. Una pièce teatrale, sei lì, hai un... E neanche tanto, perché anche adesso in teatro, se vedi, gli attori si rivolgono verso il pubblico, fanno la battuta, l'ammiccamento, tutta una serie di cose. Sì. Però la pièce teatrale, tu hai un ambiente, sei lì e fai come se ci fossero le telecamere, stai facendo un film, no? In certo, pratica. Certo. Teatro è diverso, il teatro devi guardare. Ecco. Mamma mia, hai parlato troppo. No, è verissimo quello che stai dicendo. Io voglio approfittare per salutare la Pinuccia. A proposito di Casa Giglio, perché lo spettacolo che tu hai fatto, di cui abbiamo parlato all'inizio, a favore della Casa Giglio. Esatto, anche in occasione dei suoi 20 anni. Occasione dei suoi 20 anni. Sono stato quindi, ieri a trovarla, che gli ho portato del materiale da rivendere per fare un po' di cassa. È arrivato da poco una famiglia ucraina, mamma con due gemelli e un bambino autistico di 20 anni, quindi
complicato. Molto complicato, stiamo cercando di aiutarlo tramite l'associazione. Loro fanno un grande lavoro, io la conosco da, ho avuto la fortuna di conoscerla tanti anni fa, e poi vabbè, sai com'è, funziona, ci si perde, ci si rincontra, ma è sempre un piacere ogni volta che abbiamo modo di così incrociare il nostro cammino, e quindi perché ammiro molto quello che loro fanno e mi piace quando tantissimo. Si incrociano, si incontrano le volontà di dare una mano, no? La io tua, appena la sua, posso aiutarla, appena posso aiutare la Giglio l'aiuto, perché se lo meritano, ne vale la pena. Assolutamente sì. Senti, approfitto anche per salutare un po' di gente. Salutiamo. Voglio salutare Massimo Imbro, ciao, con tante O. E Lucia Simonis aveva risposto a proposito del tuo stracciare vestiti di carta, un ciao no con 8 Milano. No, ma scherzava Luci, tranquilla. Ti diamo fuoco, no? No, allora. Poi un saluto al nostro Carmelo Cossa, poeta, che dice buongiorno a te, buongiorno al tuo ospite, viva gli artisti di cui sta parlando. Esatto. Grazie. Dive c'è arte, dove c'è arte c'è cuore, dove c'è cuore c'è amore, e di cui il mondo oggi ha davvero bisogno. È verissimo, veramente ne abbiamo tanto bisogno. Tutto. Luca Rossi, ciao, The Voice. Ha una voce Luca Rossi pazzesca, e abbiamo fatto un bel lavoro insieme, sì. Poi magari te lo faccio sentire, tu che sei esperto ci dirai la tua opinione. È un lavorone a cui tengo molto. Ciao Pino Colosimo dice ciao Ivana, che sorpresa, che emozione vedere il maestro Giorgio Bolognese, non vorrei essere invadente ma non posso tacere. Ale, però mi hai scritto troppo lungo questo messaggio, non riesci a leggere. Esatto. Allora, non posso tacere che sulle note del tuo brano 2 luglio contro il femminicidio ho scritto una poesia e non ho pianto. E quindi è letta dall'attrice triestina Sara Alzetta. Poi vedremo se riusciamo ad approfondire questo tuo commento, perdonami, ma è troppo lungo e troppo piccolo e non posso leggerlo magari tutto. Fa un però video di questa cosa. Grazie. Attrice. No, ma credo che ci sia, poi avremo modo magari di andarla ad acchiappare e a condividere. Pilo Colosimo è un altro poeta spettacolo, è un'altra di quelle persone belle che hanno un'anima bella, e secondo energia. Me sì, come diceva anche Carmelo, abbiamo bisogno di energie buone, e devo dire la verità che sono fortunata, perché una botta d'energia buona ce l'ho qua proprio di fronte, ragazzi, e sono felice insomma di poterla condividere con voi, e sono felice che voi l'apprezziate. Grazie. Perché insomma è tanta roba il nostro Giorgio Bolognese, ma sei anche circondato, devo dire, da tanta bella energia, tanta bella gente. Sì, no? Io ho questa grossa fortuna che ho tantissime persone che mi vogliono bene, quindi non dico amici perché amico è un parolone, però comunque tantissime persone che mi vogliono bene. E oggi quello è una fortuna. È una grande fortuna, sì, concordo e condivido il concetto, perché io anche ho questo, devo dire, nel mio piccolo ho questa grande fortuna di avere intorno tante belle persone, e in un mondo come questo, come giustamente diceva anche Carmelo, sottolineava, è bello, è bene fare una scelta anche, no? Sì, delle volte, infatti. Che quelle robe lì un po' fastidiose lasciarle possibilmente. Tagliare i rami secchi. Bravissimo. Perché? Tagliare i rami secchi. Perché stai benissimo invece. Bisogna tagliare i rami secchi. Esatto. Bisogna potare. Poi tra l'altro siamo in primavera, tutto rinasce, perfetto. Tutto insomma sta... Io posso potare poco qua, però... Allora, dai! Ma non è vero. Sì. Pochino. Senti... Sto sempre diventando più pelato. Infatti, ho detto, quando ho visto il teatro, ho detto ai fotografi, dico, mi raccomando, se vi mettete a fotografare da sopra, io vi uccido, perché mi viene fuori la pelata. E quindi, assolutamente... Vedi, anche per quello non ti è piaciuto tanto l'astra. No, però, scherzo. Erano a piano terra i fotografi. Esatto, quindi... infatti era una battuta, Poi avevo Cosimo Alfano, che comunque ormai mi segue in tutti gli spettacoli, ci sarà anche al Carignano come fotografo, quindi... No, adesso siamo professionisti, sono bravissimi, mi è venuto come respirare perché mi hai dato l'assist prima, allora...
mi è cascato a fagiolo, scusa, fagiolo. E quindi ecco, questo è. Senti un po', diciamo, questi sono i due grandi, come dire, le cose a breve termine, ma tu sei sempre in movimento, eccetera. Io ci provo sempre a farmi dire le cose un po' più, ma non, no, me le dici mai, però ci sono delle orchestre che hanno messo in produzione i miei brani. Bello. E probabilmente andrò, ma non lo, quello non lo pubblicizzo neanche, vado a dirigere l'orchestra quando fanno la prima, che ha messo i miei brani in produzione, quindi mi chiamano, io vado a dirigere la sinfonica con i miei brani, che per loro, anche per me è bello perché il brano è mio, e per l'orchestrale è ancora più bello perché conoscere chi ha scritto il brano è sempre più emozionante, no? Suonare, certo, ed essere diretti da chi l'ha scritto, perché si entra anche lì in empatia. Io spiego, io quando vado a dirigere, quando dirigo l'orchestra, io racconto prima di iniziare a dirigere il brano, io racconto come è nato quel brano, sì, racconto quello che voglio dire, racconto quello che vorrei dire. Certo. Poi ognuno lo interpreta. Sì, perché poi effettivamente la musica fa parte, sono vibrazioni, quindi è chiaro che anche chi sente gioia e chi sente tristezza nella stessa melodia, quindi cambia. Però io racconto come è nato il brano e vedo che sia per me che per loro è emozionante, e poi dirigo questa cosa. E questa è una cosa che sto facendo. Poi c'è in preventivo, in cantiere, le musiche di una commedia, e poi sto facendo, portando avanti il progetto Academy, se riesco a portare avanti questo progetto che mi consentirà di aiutare i giovani artisti a prendere queste borse di studio e fare spettacoli e andare in tournée. Insomma, di cose ce ne sono tante, ma io ne metto sempre, cerco sempre di limitare, anche sui miei post metto un sacco di cose un po' così frivole, se non prima poi dello spettacolo. Adesso sono concentrato sullo spettacolo del 23 maggio, quindi anche se vado a dirigere un'orchestra o mettono in produzione i miei brani, non lo scrivo sui social. Sì, sì, un pezzo alla volta, giustamente. Quello è un'altra, ecco, un'altra cosa. No? Invece, beh, però comunque emozionalmente, secondo me è un passo importante quello, proprio questa simbiosi, no, tra chi suona i tuoi sì, brani, no, e te. Quindi dirigere un'orchestra è difficile, non è facile. No, io infatti dirigo i miei brani più che altro, e non è facile perché comunque devi livellare i suoni, devi avere, hai 50 esseri umani che dipendono dalla tua bacchetta. Ma più che pendere, tante volte fanno il contrario, però bisogna stare anche attenti perché sono anche fetenti, e non dimenticare questo. Mi è capitato anche di avere degli orchestrali un po' da mettere di nuovo, da mettere in riga, però pochissime volte, perché tendenzialmente il direttore quando arriva è sempre molto pieno di sé, lui è il direttore, invece io arrivo, ci diamo del tu, crei anche chiacchieriamo, già sì, racconto le cose, due barzellette, quattro un aneddoto, prima magari di iniziare, quindi stempera un po' la tensione e quindi si crea questo feeling, questa energia tra me e l'orchestra, e pian pianino prende tutto forma, perché certo, io tante volte mi metto, cioè, questo è mio, tante volte li metto larghi e io vado in mezzo all'orchestra mentre sto dirigendo, cercano di dove è il maestro, per sentire quello che loro stanno suonando insieme a loro, certo, no? Tante volte mi siedo dentro, faccio dirigere, faccio andare avanti, vado dentro per sentire quello che sentono loro. Allora magari capisco, tante volte che ci sono dei suoni che non vengono percepiti in un certo modo, io li vorrei in un certo modo, vengono percepiti in un altro, allora li aiuto a modificarli. Magari sul momento un mezzo forte lo faccio diventare forte, o un forte lo faccio diventare mezzo forte. Immagino questi orchestrali, no? Magari emozionati di sì, no, subito, poi che, dopo che vanno a cercare, uno che gira in mezzo, infatti le prime volte mi guardano, hanno quello sguardo, ma per dire, che fa questo? No, vabbè, poi immagino che poi ci capiscono, che sì, esatto, che poi dopo andiamo a farci uno spaghetto da qualche parte, o due pezzi di salame, allora lì barzellette, perché poi siamo tutti artisti, ecco. Ma sì, no, certo che sì, però è così bello divertirsi. La cosa bella è che si percepisce, devo dire, è che si comprende che tu mentre presenti durante uno spettacolo sei
comunque parte integrante del nostro divertimento, nel senso che ti diverti tu lì come noi che assistiamo. Questo è molto... Guai se non mi divertissi, non sarebbe un mio spettacolo. No, no, infatti, ma questo comunque arriva molto. Devo dire che è una delle... dei miei pensieri basi. Io credo che ogni cosa che noi facciamo, se la facciamo divertendoci e col cuore, insomma, perché ti piace, eccetera, immediatamente arriva 10 volte meglio a chi comunque è di fronte a te, a chi ti ascolta. Sì. Perché secondo me si percepisce la differenza di chi, ma neanche per cattiveria, voglio dire, no? Hanno deciso che oggi ci portano via. Due ne ha mandate. Io speravo di mandare solo te, invece no, è arrivata la seconda. E niente, bon. No, quindi arriva, quando una cosa arriva dal cuore, che ti diverti, che è passione, anche chi ti ascolta in qualche modo si emoziona molto di più. Ma guarda, questo è quello che ho detto, ad esempio, nell'ultimo spettacolo a Gianluca Impastato. Gianluca Impastato. Sì, sì. Grande comunque, anche lì la situazione. Grande, cioè così, sì. No? Infatti io ho detto, guarda, Gianluca, era la prima volta che lavoravo con lui. Con Gianluca, e gli ho detto: guarda, io ho lavorato con tanti artisti, cabarettisti, attori importanti, famosi, bravi, tutto quello che vuoi, però devo dirti che tu sei uno dei pochi che ha gli occhi che ridono, cioè che sei gli occhi proprio che così. Ridono, bella questa cosa qui, che gli occhi e questo che mi ha fatto estremamente piacere. Molto umile, ha capito che doveva fermarsi, doveva fare delle cose, doveva modificare delle cose. È stato contento, cioè, il pezzo che abbiamo fatto in scena io l'ho fatto da spalla, mica l'abbiamo provato. No assolutamente. Grandioso. Lui mi ha dato il testo, mi fa: ok, allora facciamo così, fai le domande e poi partiamo. Vabbè, io gli ho fatto da spalla, ma io non avevo provato niente, quindi... Ma, quindi vedi che sono proprio sempre più convinta di aver ragione, nel senso, e anche sono contenta che tu condivida questo punto di con vista. Con lui è andata bene, perché è un artista, ecco, quello, ecco, lui si divertiva, io mi divertivo. Ma cioè, infatti si vedeva, a un certo punto ridevate, esatto, ridevate anche voi. Ridevamo anche noi. Ed era bellissimo, ma a parte che non si poteva non ridere, comunque c'è cioè, in un paio poi c'è cioè, proprio cioè, non riuscivi a trattenere. Sì, ridevo anch'io perché però... mi veniva da ridere, perché non potevo non ridere. Perché anche lui quella stanzella non riusciva. Ma non poteva, no. Cioè, però è stato bello. Quella cosa del bambino è stato grandioso. Cioè, e non dico niente perché sennò sembra. Dovete andare. Quando poi vi capiterà di rivederlo, non voglio che sapere. Però sono morta, letteralmente. Cioè, non me l'aspettavo. Quelle risate grandiose, non lo sapete voi di cosa stiamo parlando. È stato bellissimo, veramente tutto, molto molto. Adesso ho fatto un video su Facebook, su Instagram, che fa una battuta che ha fatto quella sera. Oh, allora devo andarla a cercare immediatamente. Mette la benzina, quella della benzina. Ah, sì. Però. No, infatti, caro, adesso andiamo a spiare, così una risatina ce la facciamo. Sì, sì, infatti ho mandato il link. Bene, bene, giramela. Andiamo a cercare su internet, come l'ha chiamato, chissà? Non lo so, no, forse comunque era sulla sua pagina Instagram, penso. Allora andiamo a spiare, tanto lo troviamo, figurati se non... C'è lui che fa benzina, quindi basta che si trovi il video dove lui smette di fare benzina, poi fa una domanda e va bene, è la stessa battuta che ha fatto per lo spettacolo. Oh, bene, allora ridiamo di gusto altri 2 minuti. Bravo. Senti, il nostro tempo è praticamente volato. Eh sì. E quindi ci dobbiamo salutare, perché così rimaniamo nella nostra mezz'ora e poi questa nostra trasmissione sarà replicata in un'altra stazione. Tra l'altro voglio ringraziare e salutare il nostro Gianni Ricci e tutto lo staff di Radio Stella Piemonte, Radio Moncalieri, perché non so dove andremo, ma andremo. E quindi un saluto a tutti voi che ci ascolterete. Saluto anch'io, anche se non li conosco. Ma grazie, certo che sì. Grazie dell'ospitalità. E niente, io ringrazio anche infinitamente tutte le persone che ci hanno ascoltato. Grazie, e che ci ascolteranno. Sì, sì. E ovviamente te sempre per l'onore, il piacere di averti qua. No, venitemi a trovare a Carignano, vi divertirete, sarà veramente un bello spettacolo e aiuteremo un sacco di persone. Grazie, grazie, ne sono certa, non vedo l'ora. Ciao. Un saluto a tutti, sognare si può, alla prossima. Sognare si può.